Bentrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia di AVI News. Apriamo la puntata andando a Todi e scopriamo insieme il programma messo a punto dall'ente ETAB Consolazione per la festa di Santa Maria della Consolazione e per la sesta edizione del Festival di Musica Sacra. Sentiamo. Come da tradizione secolare, Todi si prepara ai festeggiamenti in onore della Natività della Vergine nella spettacolare cornice del Tempio della Consolazione. L'ente ETAB Consolazione ha messo a punto un intenso programma religioso e culturale dal 5 al 12 settembre. In particolare, dal 5 all'8 settembre si svolgeranno le funzioni e attività religiose, che culmineranno con l'attesissimo spettacolo pirotecnico per lasciare poi la scena alla sesta edizione del Festival di Musica Sacra, in collaborazione con il Pontificio Istituto di Musica Sacra, per regalare ogni sera alle 21 un'emozione diversa. Giovedì 9 settembre inaugurerà il festival il concerto di Frate Alessandro Laude Novella Sia Cantata, un percorso storico sulla lode alla Vergine Maria dal canto gregoriano fino agli autori contemporanei, con interventi strumentali e voce recitante. Al canto, frate Alessandro Giacomo Brustenghi, alle chitarre dell'Ottocento Emiliano Leonardi e Stefano Falleri, al pianoforte Elisaveta Pluzko, voce recitante Marco Tommassi. Venerdì 10 il duo Maristock-Marbecker e Ilaria Macedonio si esibirà con le 3 sonate per viola da gamba e clavicembalo di Bach, concerto patrocinato dall'Ambasciata di Danimarca. Sabato 11, simposio coordinato dall'avvocato Claudio Orsini, La luce della musica, luci ed ombre, suoni e silenzi come metafore del cuore, con Luca della Libera, Marco Iacoviello, Vincenzo De Gregorio ed Emiliano Leonardi e la partecipazione del coro del liceo Jacopone da Todi e Vittorio Scano. Domenica 12, concerto dell'orchestra di Agimus, associazione giovanile musicale, evento a cura del maestro Salvatore Silvestro. Eventi collaterali infine sono il concorso fotografico Polvere di Stelle sulla Consolazione ed il concorso di poesia Todi la città che amo. Per tutte le informazioni visitare il sito www.etabtodi.it. Prosegue con i suoi caffè letterari Isola del libro Trasimeno, rassegna ideata per promuovere il libro cartaceo insieme ad autori e personaggi di spicco del territorio. Vediamo chi sono stati gli ospiti dell'ultimo weekend e sentiamo cosa ci hanno raccontato nel servizio di Nicola Torrini. Rinviata l'anno scorso per via dell'emergenza sanitaria, la rassegna letteraria L'Isola del libro Trasimeno è tornata ad animare e arricchire culturalmente l'estate degli umbri e dei turisti che in questo periodo soggiornano tra i borghi che circondano il lago. I primi caratteristici caffè letterari hanno già preso il via tra Passignano sul Trasimeno e Castelrigone, altri ne seguiranno tra Città della Pieve e Cortona. Gli appuntamenti hanno richiamato sin da subito un grande pubblico, vista anche la presenza di importanti personalità e autori, tra cui il procuratore capo della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone, che ha presentato, proprio a Castelrigone, il suo libro Corruzione e Anticorruzione, 10 lezioni. La corruzione non si può affrontare solo con i processi penali, questo è il dato. In Umbria apparentemente è una situazione tranquilla, i fatti corruttivi ci sono, ma tendenzialmente sono apparentemente in termini numerici meno significativi. C'è però, diciamo, e i fatti anche delle indagini negli ultimi anni l'hanno dimostrato, un tessuto amministrativo che in alcuni casi rischia di essere particolarmente vischioso e quindi di essere il tessuto ideale per i fatti corruttivi. Quindi è uno dei luoghi nei quali, a prescindere dall'emergere o meno della corruzione, va mantenuta molto alta la guardia. Abbiamo avuto un grosso successo, siamo contenti per questo perché avevamo scommesso su Castelrigone con personaggi di rilievo, ci siamo riusciti, il pubblico ha risposto e questo è quello che per noi conta, perché vogliamo fare capire che la cultura deve arrivare da tutte le parti e che è fruibile a tutti quanti. credo che il programma estivo di Castarrigone sia tra i migliori dell'Umbria. È un programma denso e attento alle esigenze delle comunità, che sono quelle di approfondire dal punto di vista culturale e quello partecipativo. Beh, credo che sia una bella cartolina per l'Umbria e una cartolina anche fantastica da questa terrazza all'affaccio sul lago Trasimeno. E su quella terrazza di Castarrigone, in un altro caffè letterario, il gran maestro del Grande Oriente d'Italia Stefano Bisi si è confrontato con il pubblico e con intellettuali quali Fabrizio Bracco e Augusto Vasselli sul tema del suo libro Mitra e Compasso, in cui affronta i difficili rapporti tra massoneria e chiesa. I punti esclamativi, coloro che hanno granitiche certezze, possono essere spesso intolleranti, poco democratici. Bisogna invece vedere nelle persone i punti interrogativi, cioè coloro che si pongono molte domande e che la risposta che si danno è sempre la penultima. La Chiesa ha manifestato momenti di apertura, momenti di chiusura, perché ritiene incompatibili alcuni punti di vista massonici con la dottrina cristiana. Però io credo che questo incontro invece possa essere un incontro interessante, no? Cioè, di fronte a un mondo contemporaneo sempre più privo di spiritualità, io fra la Chiesa e un orientamento che è la ricerca di una nuova spiritualità e di una dimensione spirituale dell'essere umano, io penso che possa essere invece una opportunità di arricchimento complessivo. L'Isola del libro Trasimeno si concluderà il 26 settembre con la consegna del premio letterario Raccontami l'Umbra in un libro a Claudia Pazzini, autrice del libro Maria Montessori tra Romaine e Ranieri di Sorbello e Alice Franchetti. Presidente della giuria, il già procuratore generale della Repubblica Perugia Fausto Cardella. Il premio letterario ci coniuga con l'anniversario di Maria Montessori, che a Perugia ha lasciato delle tracce importanti, conosciute ma non forse quanto meriterebbero. È il libro che verrà premiato, è il libro che presenteremo in quell'occasione, serve proprio a illuminare, a illustrare questi rapporti, questi contatti tra la Montessori e le persone di Perugia. Cena di benvenuto tra i membri dello staff e le giocatrici della Bartoccini Fortinfissi Perugia, occasione per stare insieme e conoscersi prima della consueta presentazione ufficiale alla città in vista dell'inizio del campionato di Serie A1 femminile. Sentiamo i protagonisti. Welcome Session per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, appuntamento di inizio stagione come da tradizione all'Handmade Café per le presentazioni ufficiali tra tutti i componenti del club di volley di Serie A1 femminile, occasione per conoscersi meglio in attesa della presentazione ufficiale alla città. Quello che si percepisce è un clima molto buono, di grande affiatamento, di grande tranquillità, e di sicurezza, quindi sicuramente una settimana iniziata nel migliore dei modi. Il nostro obiettivo sicuramente è migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, di un campionato che alla fine è stato di grandissima soddisfazione, quindi l'obiettivo sicuramente è centrare i playoff e poi vedere quello che succede nel proseguo della stagione. Quindi siamo fiduciosi di aver costruito una squadra in grado di farlo. Durante la serata anche l'investitura ufficiale di Elena Velkova come capitano delle magliette nere per la stagione 2021-2022. A lei il compito di creare armonia tra un gruppo eterogeneo, tra cui figurano giocatrici affermate come Valentina Diouf e Imma Sirressi, e giovani promesse della pallavolo italiana come Gaia Guiducci e Linda Wacalor. Sarà una responsabilità grande a portare l'esperienza, a aiutare le ragazze, quindi secondo me questo sarà un po' il mio obiettivo questo anno, no? A trasmettere e aiutare. Poi vediamo quello che ci aspetterà, adesso siamo alla preparazione, ci stiamo conoscendo tutte, ripeto, io per la prima volta mi trovo così tante ragazze giovani, quindi sarà una bella esperienza. Sono contentissima, il gruppo mi piace tantissimo, siamo super cariche, non vediamo l'ora di iniziare la stagione a bomba. Sarà sicuramente un campionato entusiasmante, come è sempre il campionato italiano, però devo dire che io sono molto orientata più sulla nostra squadra, voglio proprio spingere e concentrarmi su di noi così da poter fronteggiare chiunque. Il campionato è difficile come tutti gli anni, vediamo, io quello che posso dirvi è che ogni giorno lavorerò tanto con le ragazze, lavoreremo tanto per creare gli automatismi giusti e per creare la nostra identità. Vi aspettiamo tutti al Pala Barton, penso che il pubblico sia un tassello fondamentale per comunque qualsiasi tipo di prestazione o di gara e niente, aspettiamo fiduciosi che venite a tifarci. Niente mostra del cavallo quest'anno, ma si è tenuta invece la tradizionale gara di endurance organizzata dal Tiber Equestrian Club, quarta tappa del campionato regionale Umbro Endurance, trofeo Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello 2021. Andiamo quindi al centro ippico Fattoria Caldese, dove si è svolto l'evento. Per noi Nicola Torrini. Anche quest'anno la Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello non si potrà svolgere per motivi legati alla pandemia. Nonostante ciò si è deciso di programmare comunque la tradizionale gara di endurance che si teneva proprio in occasione della manifestazione, un piccolo omaggio a questa terra che tanto ama il cavallo. Organizzata dalla Tiber Equestrian Club, si è così svolta la quarta tappa del campionato regionale Umbro Endurance, trofeo Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello 2021. L'evento sportivo, patrocinato dal Comune di Città di Castello, dal CONI e dalla Federazione Italiana Sport Equestri dell'Umbria, è stato ospitato al centro ippico Fattoria Caldese. Anche qui in Alta Valle del Tevere è una disciplina che da oltre 10 anni che viene praticata qui in questo senso, sempre gare tutti gli anni facciamo. Ci abbiamo avuto questo momento di pausa purtroppo come in tutta Italia per il problema del coronavirus. Però i partecipanti sono entusiasti del percorso, è bello, un bel centro, una bella location che piace molto a tutti e vengono da tutta Italia e questa disciplina continua a crescere. Il percorso di circa 27 km si è sviluppato su sentieri bianchi, strade poderali e l'argine del fiume Tevere. Obiettivo di cavalieri amazzoni che hanno preso parte alla gara, qualificarsi per la selezione della Coppa delle Regioni. Io sono venuta qui per fare questa gara che è una 80 km di qualifica con una mia giovane cavalla, Farah Dubartas, è una purosangue araba di 6 anni, di origine francese e è alla sua seconda 80 km, quindi è l'ultima gara di qualifica che farà la cavalla prima di accedere alle gare FEI, quindi le internazionali di 100 km che sono poi gare a velocità libera. I cavalli erano tutti belli, tutti ben preparati e il clima è stato sicuramente ottimo, caldo ma non troppo, insomma una bella giornata di sport. Ci prepariamo per il 16 ottobre la Coppa delle Regioni presso Montefalco, il centro sportivo Le Lame, che sarà organizzata dalla SD Walde Horse, con un notevole numero di cavalieri perché si aggiunge quest'anno alla Coppa delle Regioni Senior anche l'Under 14 e quindi incrementerà sicuramente un'attività ludica importante e di giovani promesse. Ci spostiamo al Barton Park di Perugia dove è stata presentata ufficialmente Un'idea per la vita ONLUS, associazione perugina che porta avanti iniziative solidali e promuove l'importanza della prevenzione e dell'informazione con particolare riguardo ai tumori femminili. Per noi Carla Damo. È stata la suggestiva location del Barton Park di Perugia a fare da cornice alla presentazione ufficiale di Un'idea per la vita ONLUS, l'associazione presieduta da Laura Cartocci, che ne è anche ideatrice e fondatrice, attiva da oltre un anno sul territorio umbro, è nata con lo scopo di diffondere attraverso iniziative solidali l'importanza della prevenzione, in particolar modo rispetto alle patologie oncologiche femminili, e per dar vita a una rete di sostegno e informazione ai malati oncologici e alle loro famiglie. Siamo felici di aver fatto finalmente la presentazione ufficiale di Un'idea per la vita ONLUS. Ringraziamo il Barton Park e tutti gli amici che sono voluti essere presenti qui con noi. La serata è stata dedicata al maestro Giuseppe Fioroni, artista scomparso il 17 luglio scorso, amico della ONLUS e i cui disegni sono stampati all'interno del Passaporto del Cuore. Riconoscimento che l'associazione destina a chi si è distinto nella propria professione, in questa occasione consegnato a Massimo D'Angelo, commissario straordinario regionale per l'emergenza coronavirus. Sono stati tanti gli ospiti presenti all'evento condotto da Manuela Marinangeli, madrina della ONLUS, nel quale c'è stato spazio anche per la sfilata del cuore. Ad Ambra Cenci è stato consegnato l'Oscar del Cuore per la sua vicinanza alla ONLUS e Simona Toni ed Erika Borghesi sono state proclamate madrine dell'associazione, mentre l'assessore Luca Merli è stato proclamato cavaliere dell'associazione. La sfilata è stata meravigliosa, ma soprattutto lo spirito di questa ONLUS che sicuramente avrà un successo sia per Laura che per gli ideatori di questa ONLUS, ma anche per la nostra comunità cittadina. A Laura mi lega un'amicizia lunga e quando appunto Laura mi ha parlato del suo progetto e della ONLUS, l'ho sostenuta con grandissimo entusiasmo. I suoi progetti sono importantissimi perché sono appunto rivolti alle donne che subiscono un percorso difficile, quello appunto del tumore, della chemioterapia e della radioterapia. E adesso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, dove si è insediato per la prima volta il comitato scientifico presieduto da Anna Corrado, magistrato presso il TAR della Campania. Sentiamo nel servizio gli obiettivi e le linee guida che si prefigge il nuovo organismo. Per la prima volta dalla legge istitutiva del 2008 si è insediato il comitato scientifico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, convocato dall'amministratore unico Marco Magarini Montenero. Un organo strategico per il futuro dell'ente che rimarrà in carica 3 anni con funzioni di indirizzo in materia di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici. Il comitato scientifico che si è reso necessario per la crescita della scuola in senso soprattutto qualitativo e per l'apertura ultraregionale e anche nazionale che ha avuto in termini di contenuti e di attenzione da parte delle altre regioni. Il comitato scientifico che si è reso necessario per un altro argomento, che è quello di essere presenti come scuola di formazione pubblica nell'ambito del piano del PNRR, che chiamerà tutti a un impegno molto forte. La scuola col comitato ha scelto di perseguire una strada già condivisa con il vertice regionale e con la Presidente Tesei, che è anche Presidente del Consorzio di Amministrazione Pubblica, nel vedere la scuola impegnata fortemente sul piano formativo. Il comitato scientifico è presieduto da Anna Corrado, magistrato presso il TAR della Campania, tra gli esperti giudici del comitato consultivo presso il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, nominata durante la prima seduta del comitato. La scelta è caduta su di lei per tutto quello che ha fatto e ha dato con le sue competenze alla scuola prima di oggi, e che ha assicurato che darà la votazione all'unanimità del suo ruolo di presidente e anche una soddisfazione per la scuola. Il comitato scientifico si è riunito e ci siamo scambiati anche tanti punti di vista sul futuro della formazione pubblica. Innanzitutto partendo anche dell'esperienza di Villa Umbra, che rappresenta effettivamente una realtà molto importante a livello formativo nazionale e soprattutto per le prossime sfide che aspettano la formazione pubblica. Il piano nazionale per la resilienza, che comunque diventa un banco di prova anche per la formazione, anche per, per tutti i nuovi temi, per tutte le sfide che bisogna cogliere. Di questo si è parlato oggi in questa prima riunione e ognuno, ci sono professionisti intorno al tavolo che ognuno di loro porterà un contributo, ognuno per la propria esperienza, quindi sicuramente i presupposti ci sono tutti per fare molto bene e per fare un'offerta formativa per i pubblici dipendenti molto importante e molto di qualità per i prossimi mesi. A Tartufi con Giuliano è l'iniziativa organizzata dal titolare dell'azienda Giuliano Tartufi di Pietralunga, grazie alla quale i partecipanti hanno potuto avvicinarsi al mondo del prezioso fungo ipogeo andando a scovarlo nei boschi, scoprendone le caratteristiche e gli usi in cucina. Sentiamo. Vestire i panni di un tartufaio è un'esperienza unica. Farlo sotto la guida di Giuliano Martinelli, titolare dell'azienda Giuliano Tartufi, è indimenticabile, tanto che c'è chi viene persino dall'estero per partecipare alle Truffle Experience proposte dal re del tartufo di Pietralunga. Così è stato per l'iniziativa A Tartufi con Giuliano, a cui hanno partecipato circa 40 persone interessate a scoprire tutti i segreti del tartufo, dalla sua cerca e cavatura ai suoi impieghi in cucina. Non solo umbri, ma anche turisti francesi e polacchi, tra giovanissimi alle prime uscite, appassionati di vecchia data e famiglie con bambini e amici a quattro zampe al seguito, per una passeggiata di 4 km tra i boschi di Pietralunga. Per uno che è in vacanza in Umbria, o nelle Marche o in Toscana, centro Italia, oltre che fare una bella visita a una bellissima cittadina, un paesino, a qualche opera d'arte, a qualche monumento, è molto bello e molto affascinante passare 3-4 ore in mezzo al bosco a imparare una cosa nuova che non è comune, no? Non è comune fare un'esperienza così profonda e così attenta, perché abbiamo spiegato come si trovano, le qualità, come si mangiano, che è un'esperienza a 360 gradi. Accanto a Giuliano Martinelli, a rafforzare la squadra di cercatori e guide, c'erano anche la giovane tartufaia Silvana Bani e il micologo Roberto Palermi. Il mio compito principale è quello di spiegare come funziona il mondo del tartufo, che cos'è un tartufo, perché il tartufo non è altro che un fungo ipogeo che cresce sottoterra, è una forma molto evoluta di funghi che è stata così evoluta che addirittura cresce sottoterra e addirittura ha formato un rapporto cosiddetto di simbiosi o micorrizza con delle piante principali. E quindi io spiego tutto questo e poi quando i nostri cani trovano e cavano i tartufi in diretta, addirittura io spiego quella che è la macromorfologia, poi magari con un coltello apro il tartufo, spiego che cos'è la parte esterna del tartufo, spiego che cos'è una gleba, spiego dove sono le spore che fanno riprodurre il tartufo e tutte queste funzioni e anche quelle che sono un po' i principi fondamentali del rispetto dell'ambiente per far sì che nel tempo si possa conservare, tramandare ai posteri il tartufo. Giuliano ha poi lanciato una piccola competizione. Chi si fosse avvicinato di più al peso esatto dei tartufi raccolti avrebbe potuto portarli a casa. La sfida è stata vinta dallo chef Fabrizio Bertucci, che ha indovinato il peso degli scorzoni estivi, ovvero 375 grammi. Non affrontate il mondo del tartufo come l'idea del lusso e come l'idea di qualcosa di molto lontano. Affrontatelo come andiamo da Giuliano e facciamoci raccontare com'è avere una passione da 17 anni fino ai 50 e svilupparli in qualcosa di meraviglioso in qualche modo da trasferire agli altri. E proprio per questo Giuliano Martinelli sta pensando di istituire una giornata annuale come questa, aperta a tutti, che possa diventare un appuntamento fisso perché si vuole accostare all'affascinante mondo del tartufo. Per la rubrica Focus Aziende siamo stati alla concessionaria Baci Group per scoprire Mustang Mach-E, il primo SUV completamente elettrico di Ford. Vediamolo! È la prima Ford full electric marchiata Mustang. Parliamo della Mustang Mach-E, che ha fatto il suo ingresso nel mercato dell'auto anche in casa Baci Group a Perugia in anteprima per l'Umbria. È un mix di tradizione e di innovazione, un piano di tecnologia che rispetta l'ecologia. Una muscle car che è fatta sia per le famiglie ma anche per chi ama la guida sportiva. Un primo modello di una nuova generazione con un motore ad alimentazione interamente elettrica che combina prestazioni sportive ed una guida a zero emissioni. È elegante, sinuosa, l'abitacolo è molto spazioso e gli interni sono molto moderni. Quando entriamo nell'auto veniamo subito colpiti dallo schermo da 15,5 pollici con il quale controlli tutte le informazioni della macchina. Ha una potenza che va da 269 a 346 cavalli con autonomie che vanno da 400 a 610 km. Primo SUV della famiglia Mustang, l'auto, essendo completamente elettrica, impone un cambio di mentalità, soprattutto per quel che riguarda la ricarica che sostituisce il rifornimento di carburante. Simile come approccio a quello di uno smartphone, la ricarica si potrà fare in casa con la presa elettrica o su strada alle colonnine pubbliche e alle stazioni 4-wall box. Quanto costa fare una ricarica? Facendo un po' di conti all'incirca 18 euro. E per descriverla, la concessionaria perugina ha fatto parlare i fatti, oltre che le parole, con test drive per clienti e appassionati di motori. Sono rimasto personalmente colpito per due motivi. Uno, è un mezzo ben insonorizzato, quindi strada veramente assorbe bene le asperità, e poi la prestazione. La cosa che ti colpisce è veramente... c'ha una potenza impressionante. Fantastica, veramente. La particolarità è anche la decelerazione non utilizzando il freno. C'ha una risposta a questa macchina veramente non mi sarei aspettato. È la prima volta che guido una macchina di questa importanza, ma anche macchina elettrica, quindi la consiglio vivamente. E chiudiamo parlando di idroterapia e riabilitazione per cani con la veterinaria di Montpetit Village by Grifovet, Aurora Semproni. Esattamente come per gli esseri umani, anche i cani hanno bisogno di riabilitazione qualora presentino particolari problemi di salute o mobilità. Da qui l'idroterapia, che può esercitarsi in piscina o in una vasca dotata di tapirulan subacqueo, il cosiddetto underwater treadmill. Per capire come agisce e quale beneficio può portare al nostro amico a quattro zampe, siamo stati da Montpetit Village by Grifovet, dove Argo e Teufel sono stati affidati alle cure della dottoressa Aurora Semproni. Noi con l'underwater treadmill possiamo sia farli nuotare che farli camminare in acqua. Nel caso di Argo cammina in acqua molto alta, lentamente, è un soggetto anziano, ha bisogno di diverse pause, quindi il tipo di lavoro che si fa è diverso e ci sono io dentro che aiuto il movimento e un movimento che sia un movimento corretto. Con Teufel invece vediamo un cane che bada solo in acqua, in base al tipo di lavoro, il gruppo muscolare che vogliamo andare a tonificare e a far lavorare maggiormente, con questo macchinario possiamo sia alzare e abbassare il livello dell'acqua, sia mandarlo in salita, quindi fare un lavoro un pochino più importante, soprattutto sui posteriori, ma anche farlo lavorare in controcorrente. Quindi aumentando la fatica che il cane fa e quindi lo sforzo muscolare che fa nel lavoro. Argo è un cane di 12 anni, quindi abbastanza anziano, che per diversi motivi non è in grado di sostenere il proprio peso e camminare. Dopo aver eliminato il problema del dolore, attraverso farmaci, laser e techerterapia e lavori passivo-manuali di mobilitazione, Argo è passato all'idroterapia. Con Argo abbiamo lavorato con il laser in due aspetti. Da una parte per aiutare nel dolore, nell'artrosi che presentava sul treno posteriore, quindi sugli arti posteriori, inizialmente. e contemporaneamente, avendo sugli arti anteriori delle lesioni da leccamento ed essendo un soggetto anche diabetico, quindi facevano anche fatica un pochino a recuperare, a chiudersi queste lesioni, e si lavora con il laser per favorire la cicatrizzazione. Per Teufel, uno schnauzer gigante, giovane avviato all'attività sportiva, l'idroterapia è coadiuvante al suo allenamento. Teufel è un soggetto che fa sia attività da lavoro che esposizioni, quindi viene gestito sul treadmill, che ci dà la possibilità anche di lavorare sul movimento corretto, dove magari possono evidenziarsi dei piccoli difetti e quindi rinforzare quelli che sono gli stimoli positivi a un corretto movimento. L'idroterapia dunque è utile sia per cani giovani che anziani, con alcune eccezioni, per facilitare il processo di recupero prima di subire un intervento o nel post-operatorio per rafforzare il fisico del nostro fido. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avinews.it. Da AVI News è tutto, un buon proseguimento.